E buonasera, ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti a questa live, benvenuti, sono felice che vi sia piaciuta la musica, vedo, <ride> vedo reazioni assolutamente scomposte fra chi dice wow ma che musica bella, che altra musica strana, mi fa un po' paura, bene, benvenuti a tutti quindi a questa live, ah, una live un po' strana perché come sapete insomma di solito io eh, i consigli di lettura li, li, li propongo con video registrati, eh, ma alcune vicissitudini mi hanno spinto a fare una live con i consigli di lettura, cosa che già feci l'anno scorso con un discreto successo, quindi insomma eh, l'unico problema è che sotto trovate già gli spoiler, perché tutti i libri di cui parlerò li trovate già in descrizione, ma ve li racconterò anche un po', come sempre non sarà semplicemente un... Dirvi che libri uh, leggere, ma insomma, cercare anche un po' di contestualizzarli. E in mezzo a questo faremo un po' una question and answer: perché, insomma, ragazzi, è un pezzo che non la facciamo, l'ultima è verso fine aprile. Ecco una serie di concomitanze, fra cui il fottutissimo caldo. Perché, perché il caldo veramente eh, mi sta impedendo di fare seriamente dei video. Già fare i podcast, ragazzi, è una cosa, una cosa veramente. Da, da suicidio eh, beh a questo a questo uniamo il fatto che a questo uniamo il fatto che eh, io ho comprato un piccolo refrigeratore qui portatile ma, ma non refrigera un cazzo forse perché è troppo caldo forse perché invece è una ciofecca cinese e quindi cosa faremo stasera? Questa, questa sera per un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza, un'oretta, non lo so, poi dipende tutto da voi, dipende tutto da quanta interazione eh, ci sarà. Per, questo, per questa live chiacchiereremo e io vi consiglio qualche lettura interessante. Eh, quindi potrete pormi le domande che vi passano per la testa, io le inframezzerò con consigli di lettura. Perciò, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Vedo che la chat è già in fermento. Quando si potranno mandare gli articoli per eh, filosofia, cioè per la rivista So Good? Questa è una domanda di Mattia Bergamino. Guarda, proprio domani eh, o, o dopodomani, vabbè, o domani o dopodomani sui miei social, anche qui su YouTube, verrà pubblicato il bando per mandare gli articoli. Eh, quindi per mandare l'articolo leggi il bando, una volta che il tuo articolo sarà conforme alle caratteristiche richieste, lo puoi mandare tranquillamente. Quindi lo potrai mandare già eh, nel prossimo weekend se avrai pronto l'articolo. Dopodiché, eh, l'articolo verrà letto e vagliato dalla squadra della morte di Filosofarso Good. Degli editor di Philoso Good. E da lì si partirà con il divertimento. Quindi, insomma, mancano pochi, pochi giorni, pochi, pochi giorni. Eh, allora Ruma mi chiede: hai consigli per la lettura veloce e comprensione? Ho tanti libri e poco tempo e vorrei ottimizzarlo. Consigli di Tony Basan allora, io Tony Bazan non so chi diavolo sia, lo ammetto tranquillamente, mentre Ipazia sta impazzendo, vabbè, c'è un, un momento di follia, quindi se sentirete delle cose che cadono o delle persone che urlano, è colpa di Ipazia. Eh, comunque, allora, lettura veloce. La lettura veloce è una cosa molto difficile che eh, ha bisogno di didattica di persona. Cioè, nel senso, io non faccio corsi di lettura veloce anche se in passato eh, ho, li ho tenuti e li ho anche seguiti dal vivo non faccio corsi online di lettura veloce semplicemente perché, eh, perché è un qualcosa che mh, ha bisogno di presenza non è una cosa facile è proprio per il problema della comprensione cioè io posso anche darti degli spunti sulla lettura veloce ma poi eh, ne perdi di comprensione quindi il consiglio che posso darti io è eventualmente di informarti nelle tue città nei tuoi luoghi se c'è qualcuno che si occupa di questo eh, poi ovviamente non so consigliarti gente brava anche perché non so di dove sei per cui eh, l'unico consiglio che posso darti è questo ehm, il modo per allenarsi a velocizzare la lettura è letteralmente mettersi nella condizione di poter dare attenzione solo a quello eh, perché non si arriva a leggere velocemente comprendendo quello che si legge, eh, se non eliminando qualsiasi distrazione. Ricordate che la lettura veloce è un gioco di concentrazione, quindi prima di tutto devi allenare la concentrazione. Io lo so che è la cosa più difficile, eh, perché, perché noi mentre leggiamo abbiamo sempre attaccato il cellulare, abbiamo il computer, internet... Ecco, se vuoi imparare a leggere, a velocizzare la lettura, prima di tutto devi metterti nella condizione di... E non per 20 minuti, ma per 2 ore al giorno devi farlo. E i primi giorni è un casino, perché la testa continua ad andare via. E dopo dopo 4-5 giorni la testa comincia a focalizzarsi bene. Ehm, allora... Libri distopici e fantascientifici non mainstream? Eh, allora, mi verrebbe da consigliarti... Um, distopici, fantascientifici non mainstream. Beh, sicuramente io non considero, anche se l'autore è mainstream, però il libro non lo considero mainstream, le tre stimmate di Palmer Eldridge, di Philip K. Dick. Eh, altrimenti noi, di Nicolai Zamiatin, che è il padre dei libri distopici... È un po' pesantino da leggere, non è lunghissimo, ma ha uno stile. È un russo, quindi c'ha quello stile lì. Molto, molto, molto bello. Io ho troppo tempo, troppi libri, tanta voglia e tantissima stupidità. Beh, tranquillo, siamo sei in ottima compagnia. Ah, Tony Basan, il tizio delle mappe mentali. Forse ho capito. Che vabbè, non lo conosco abbastanza, quindi. Cosa ne pensi di taleb? Mi chiede Angelo Rossi? Beh, io ne ho parlato in passato, non soltanto io, ma ne ho parlato anche con il buon Michele Boldrin, e dedicai anche uno dei primi episodi della nuova stagione di questa stagione di Filosofar so Good al eh, buon taleb. Allora, cosa posso dire? Taleb per me è stata una lettura importante eh, anni fa, eh, quando uscì Antifragile, lo lessi ancora in lingua originale prima che venisse tradotto in, in, in italiano. E, e ha avuto delle intuizioni interessanti, niente di veramente originale, perché come dice giustamente Boldrin, le cose più interessanti di Taleb le avevano già dette altri. Eh, però trovo che Taleb sia un ottimo paroliere, quindi il modo in cui dice certe cose è più efficace rispetto ad altri autori. Eh, detto questo, ha due enormi difetti. Uno è che un fuffaro sotto molti punti di vista per esempio in Antifragile lui a un certo punto fa questo volo folle in cui applica le sue intuizioni all'alimentazione cioè a un certo punto arriva a dire sta roba, che stile dice ma questo è un mentecatto arriva a dire che lui non mangia le cos'è che dice? No... Cos che... Ah sì, lui non mangia i pomodori perché lui è convinto che il nostro organismo eh, di uomini del Mediterraneo perché anche lui è delle zone de della de del Medio Oriente Mediterraneo, ehm, lui dice che noi siamo conformati da un punto di vista metabolico per, per cibi che sono cresciuti nell'area mediterranea, il pomodoro invece no, è stato importato e quindi non siamo abituati a, a questo, quindi il cacao, tutto... che se ci pensi è una delle cose, una delle puttanate più incredibili che io abbia mai sentito da un punto di vista proprio nutrizionale. E lui, lui fa stivoli assurdi, li applica allo sport, dicendo le robe assurde, quindi fin tanto che lui si occupa di economia, finanza e strategia eh, monetaria, ci può anche stare, ripeto, nulla di troppo originale, però un bravo, mi verrebbe da dire affabulatore, e però appena esce dal seminato, ragazzi, spara di quelle puttanate che è metà basta. Luca Santia dice Palmer Eldridge Capolavoro, oltre che non mainstream. Per me è stata una delle letture più apprezzate di quest'anno. Beh, straordinario, e bellissima anche la trilogia della città di K. Meraviglioso, l'ho letto qualche anno fa ed è un testo folgorante. Proccione invisibile, Heiri, come va? Direi che va calda, va deconcentrata. Io in questi giorni sono molto molto deconcentrato a causa del caldo e a causa anche del fatto che ho abbassato un po' i ritmi. Quindi. Eh, mi va anche bene essere deconcentrato e ci vediamo sabato a Torino non vedo l'ora, non vedo l'ora Alberto Stazzone ciao Rick, ciao Alberto, complimenti per tutto grazie, e pensieri su Peterson Jordan Peterson, è saltato fuori dal cilindro e ha fatto scalpore eh, Jordan Peterson eh, è un personaggio molto particolare, Peterson Peterson, io dico sempre, secondo me è interessante studiare questi questi personaggi tipo Peterson, tipo Sam Harris perché? Eh, perché il loro è un pensiero, mi verrebbe da dire, pericoloso, però non voglio cadere, cioè non è un moralismo questo pericoloso, ok? Non prendetelo come un... non bisognerebbe leggerli. Anzi, secondo me studiare Peterson ti fa capire quali sono le reali radici, per esempio, dell'alt-right americana e di un certo tipo di pensiero conservatore, e anche di un atteggiamento razzista, sessista, reazionario che imperversa non solo nell'Occidente di oggi. Peterson è la parte ripulita di quella, di, di quella, di quella frangia. Perciò io l'ho letto, io guardo i suoi video, perché lo ritengo un comunicatore eccezionale, questo indubbiamente, lo ritengo un furbone. Lui molte delle cose che dice secondo me non le pensa ma ha capito che cavalcarle va bene. E credo che per contrastare un certo tipo di pensiero e di atteggiamento politico e anche filosofico bisogna conoscere quegli autori lì, Jordan Peterson, Sam Harris. Poi sì, Peterson è venuto fuori dal nulla perché insomma con, la sua, eh, con i suoi discorsi contro il... Politicamente corretto, ha catturato l'attenzione proprio di quella frangia. Perciò è un personaggio interessante proprio perché ci dà uno squarcio su un mondo che troppo spesso derubrichiamo a semplice imbecillità. E purtroppo non è solo quello. E ah, io questo lo dirò sempre. Um, ci sono delle ragioni storiche molto profonde per cui Salvini, per cui Trump, per cui la Le Pen hanno questo tipo di seguito. Ecco, studiare personaggi come Peterson ti dà qualche indizio in più sul perché si è arrivati lì. Trilogia della fondazione di Asimov non è male. Beh, non è male, è un, è un capolavoro. Mario Privitera, il punto è che io ho la concentrazione di un ratto morto. Bene, è un vero problema in tutti gli ambiti della mia vita, ma particolarmente per la lettura mi fa incazzare molto. Eh, guarda Mario, eh, in realtà la concentrazione si allena, cioè, davvero qui io sono, sono tranchant la concentrazione si allena, tu non nasci con la capacità di concentrazione, tu ti metti e ti fai un culo tanto. Il problema della concentrazione, sai qual è? È che prendo l'esempio della lettura, ok? Ehm, se tu sei poco abituato a stare concentrato sulla pagina, tu inizi a leggere quello che leggi il primo giorno, tu mm, ti metti in testa e dici adesso comincerò a concentrarmi. Il primo giorno è un disastro: cioè, il primo giorno tu ti metti lì e dici bene, io sto due ore su questo libro e voglio leggere, prendere appunti e ricapitolare quello che ho letto e lo fai. E, ed è un disastro. Il primo giorno, però, sei ancora abbastanza convinto del funzionamento che ci stai lì, quelle due ore, anche se magari sono infruttuose. Il giorno dopo. Dici di nuovo faccio due ore come ieri, poi vedi che neanche il secondo giorno funziona, e quindi dopo 45 minuti ti sei già arreso. E il terzo giorno magari non lo fai neanche, lo fai per un quarto d'ora e non funziona. Sai perché? Perché ci vuole un po' di tempo per entrare in quel tipo di ritmo. Come dicevo, ci vogliono 5, 6, per alcuni anche magari una settimana per entrare in quell'ottica lì e invece ci stufiamo e ci arrendiamo velocemente. Quindi il mio consiglio è quello che dicevo, cioè prenditi due ore al giorno in cui fai solo quello, e ti aiuta molto a prendere appunti di quello che leggi e rileggere quello di cui hai preso appunti, magari anche, non so perché no, ripetendo a voce alta e registrandoti la tua comprensione del testo, che è una cosa utilissima, e però lo devi fare per, per due mesi, eh, non, non per qualche giorno e poi ti arrendi, è quella la grande difficoltà però si allena la concentrazione, che nessuno mai venga a dirmi che la concentrazione è innata, non è vero. Filippo Marinello, ciao Filippo, mi chiede una domanda e mezza. Cosa ne pensi di Herman Hess e in particolare di Siddhartha? Consigli altre letture sue? Allora Hess è un autore che colpevolmente non ho mai approfondito, proprio perché io lessi il Siddhartha molto tempo fa, ancora alle superiori, e non mi è rimasto niente di quel testo. È un, una mia grande lacuna. In realtà è un autore che mi interessa, che approfondirò, ma ne sono molto ignorante. Però il Siddhartha mi ricordo che mi lasciò veramente poco. Devo rileggerlo, ce l'ho qui, ce l'ho. Potrebbe anche essere che magari quest'estate io gli dia una seconda chance, vediamo. Un abbraccio a te e Ari, da un fratello padovano. Bene, bene, grazie, Filippo. Anche Ari qui ti saluta. Stefano Riboli mi chiede che cosa ne penso delle Cosmicomiche di Calvino. Beh, è il mio testo preferito di Calvino e oserei dire forse il mio testo preferito di quel tipo di letteratura. Comunque della letteratura italiana del secondo novecento. Cioè, le Cosmicomiche l'ho letto, riletto mille e mille volte. Autori simili o okay, che riprendono il suo stile da consigliare. Eh, Tommaso Landolfi, autore straordinario da quel punto di vista. Mm, eh, poi, poi dobbiamo andare probabilmente per trovare un livello proprio di Calvino devi andare all'estero, quindi Borges, ovviamente Jorge Luis Borges, che è forse l'autore più vicino a Calvino che possiamo trovare, e Stanislav Lem, con le fiabe per robot, la voce del padrone, autori straordinari. Faccio una piccola pausa, poi passiamo ai consigli di lettura, e così ve ne, faccio, ve ne, ve ne lancio un paio prima di ripassare la chat. Se siete di schio, tiene, Vicenza... Anzi no, fatemi fare una piccola premessa, ok? Io voglio togliermi questo piccolo sassolino dalla scarpa. Avete presente il eh, detto nemo profeta in patria sua, cioè il fatto che eh, nella propria patria ogni profeta è inascoltato. È un detto che ha un certo fondo di verità, almeno nella mia esperienza, perché eh, io da molti anni faccio questo lavoro, faccio conferenze, seminari, eh, corsi, eh, spettacoli, eccetera, eccetera, monologhi e faccio il tutto esaurito a Milano, a Torino, Bologna, Napoli, insomma, mi va bene un po' dappertutto, io qui, sul mio territorio, faccio una fatica immane, ma neanche a fare il tutto esaurito, ma proprio ad organizzare le cose, perché io ho fatto un sacco di proposte in passato, sono riuscito a cavare veramente pochi ragni dal buco, mi verrebbe da dire, perché qualcosa sono riuscito a ricavare, ma poco. Che è una cosa un po', un po come dire, fa ridere. Pensate, scusatemi, ma pensate che quando è uscito l'elogio dell'idiozia, che è un libro di cui si è parlato un po', ok? No, certo non no è un bestseller, ma se ne è parlato un po'. Manco un articolo sul giornale di Vicenza è venuto fuori <ride> che, fa, che fa un po' ridere, ok. Ehm, domani sera io mi toglierò un piccolo sassolino dalla scarpa perché finalmente riesco a portare Seneca nel traffico a schio. Quindi, se siete di schio, domani sera. Alle ore 21 presso l'anfiteatro di Palazzo Toal di Capra, Seneca nel traffico. Finalmente riusciamo ad organizzare questo. Eh, da qualche mese che ci provo, non c'ero riuscito, ci sono riuscito ora. Perciò, se siete dei dintorni, non perdete l'appuntamento perché uno. Per me è finalmente una gioia fare lo spettacolo nella città in cui vivo, ok? <ride> fa un po'... Cioè, nel senso fa veramente ridere. dici, Ma dove vivi? Forse è il posto dove fai più spettacoli, e invece no. Però, se siete di schio o dintorni, venite, sarà una bellissima occasione. E, mh, ci sono solo 200 posti. L'entrata è libera. Eh, L'evento è patrocinato dal comune, l'entrata è libera. Io vi consiglio, ascoltatemi bene, se venite, venite una mezz'ora prima perché potrebbero restare fuori delle persone. E per ragioni di sicurezza noi non potremmo accettare più di 200 persone. Quindi, quindi non mancate. Ok, non mancate. Eh, detto questo, detto questo, detto questo. Allora, vediamo un po'. Farai mai un video dibattito con persone che hanno idee diverse da te sul capitalismo e sul liberalismo? Bah, eh, perché perché no? Cioè, nel senso, io sì, è che mh, molto semplicemente mi è mancato il tempo in questi ultimi, in questi ultimi mesi. Eh, però sicuramente sarebbe interessante instaurare un dibattito con qualcuno di, di competente che non abbia voglia solo di fare il troll, perché no? Tutto easy mi chiede credi che prima o poi il capitalismo finirà? Perché, se almeno il 50% di ricchezza nelle mani di 3% della popolazione, nel mondo il futuro è grigio. Ma guarda, ti dico una cosa, ti dico che sta cosa del capitalismo che finisce la ripetono da quando è nato il capitalismo. Ovviamente il capitalismo finirà, eh, sicuramente crea degli squilibri, vabbè, è inevitabile, ogni sistema ha creato squilibri. Adesso noi vediamo questo squilibrio, ma ricordatevi che eh, sistemi socialisti o il feudalesimo creavano squilibri molto, molto peggiori, sia sia quantitativamente che qualitativamente. Quindi il capitalismo rimane ancora il sistema organizzativo che ci ha portato maggiore ricchezza, maggiore benessere, maggiore prosperità, maggiore salute nella storia, eh, il che non significa che sia perfetto, significa che ovviamente è nel nostro interesse migliorarlo, certamente poi quando io sento che il capitalismo finisce per lasciare spazio a sistemi già sperimentati che hanno creato un sacco di disastri, beh allora ti dico, no, nah. quando verremo fuori con un sistema veramente figo che possa soppiantare il capitalismo ma che migliori le nostre condizioni, anche quelle di chi ovviamente, le condizioni di chi sta meno bene di noi, allora lì magari ci facciamo un pensierino, ma ancora non ho sentito nulla di serio a riguardo. Eh, Michele Martino mi chiede: Conosci Kapuczynski? Eh, Kapuzinski ed Ebano, eccolo lì. Ebano è un, testo, è un testo che mi ha segnato. Io lessi Ebano alle medie. Eh, fu uno dei primi saggi che lessi nella mia vita perché lo consigliò alla professoressa di italiano alle medie. Ed è un testo straordinario, Ebano. Io ho letto tutto di Kapuczynski, quello che ho, su cui sono riuscito a mettere le mani. Ed è un narratore fenomenale, io ve lo consiglio tantissimo perché, perché è veramente fantastico. Sì, 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 sì. sì. Bene, allora diciamo, diciamo, diciamo che eh, passiamo ai primi consigli, dai. Consiglio numero uno per il mese di maggio, signore e signori, vi consiglio La mente servile di Kenneth Minogue. La vita morale nell'era della democrazia. Kenneth Minogue o Minoghi, Minogue, non so. Allora, questo è un testo edito da Istituto Bruno Leoni ed è un testo che mi è stato regalato da Alberto Mingardi. Quindi, ciao Alberto, grazie mille se ci stai ascoltando. E, allora, questo è un testo veramente molto bello perché, in primo luogo, mi ha richiamato tantissimo. un testo bello corposo, eh, un bello corposo, ma va via liscio come l'olio. Eh, cos'è che fa? Beh, io l'ho letto come un, un aggiornamento filosofico, ma anche economico e politico, del famosissimo, meraviglioso che io adoro: discorso sulla servitù volontaria eh, di Étienne eh, de la Boissière. Eh, è stato anche un. Eh, ne ho parlato in passato perché fu anche il libro del mese per Patreon. Eh, ora, cos'è che viene detto qui? Qui c'è un'analisi, secondo me puntuale, interessante. Del modo in cui la nostra mente è in qualche modo predisposta al, al, al servilismo, all'obbedienza. Perché di questo si tratta? Si tratta di obbedienza a livello politico, economico e filosofico. E ora, se c'è un concetto che io detesto sotto ogni punto di vista è proprio quello dell'obbedienza, soprattutto quando l'obbedienza è seguita per convenienza. Ecco. Minog o Minoghi, non so, adesso ripeto come si può pronunciare, eh, ci presenta un quadro storico, economico, politico interessantissimo eh, che cerca di sviscerare non solo i motivi che stanno dietro al servilismo spontaneo della mente e ci ricorda che pensare liberamente è uno sforzo, cioè tu non pensi liberamente perché sei fatto così, tu sei fatto per servire, punto. La tua mente è costruita in quel modo lì perché è più comodo, perché è meno faticoso e se tu vuoi liberarti da quel servilismo devi fare degli sforzi enormi. Lo sforzo intellettuale che poi si traduce in azione politica, azione economica e ovviamente discorso filosofico. Quindi Minoghi non ci dice soltanto ciò che sta dietro a questo servilismo, ma ci dice anche quali sono le conseguenze di questo servilismo. Ed è un testo che io ho amato tanto. Eh, che è scritto in maniera fresca, io davvero, davvero ve lo consiglio, eh, perché se voi leggete oggi il discorso della servitù volontaria di De la Boitier, vi accorgete che veramente sembra un testo scritto vent'anni fa, ma, che? Ma, ma anche due anni fa, cioè è un testo attualissimo. Questo ci viene dimostrato dalle somiglianze con questo libro, che è del. aspettate un attimo perché non mi ricordo l'anno. Questo è del 2010, ok? Eppure i richiami sono tantissimi. Quindi consigliatissimo, soprattutto per le persone che magari nella propria vita trovano di essere un po' troppo preda di. Eh, di, eh, di chi è intellettualmente più. Eh, non dico più forte, però più determinato, ok? È veramente un testo da leggere. Consigliatissimo, consigliatissimo. E poi ovviamente anche il testo di Della Boitier, il discorso della servitù volontaria, è un caposaldo della storia, del pensiero filosofico e politico. Sei un anticomunismo, eh, se sono un anticomunista, eh, sì, certo, io aborro ogni forma di dominio coercitivo, eh, sia esso fascista, sia esso comunista, e eh, quindi assolutamente sì. Eh, Giuseppe De Chini mi dice: Il capitalismo causa 20 milioni di morti all'anno, non oserei definirlo un sistema che ha migliorato l'umanità. Allora, in primo luogo, non so a cosa tu ti riferisca, cioè non, non capisco in che modo il capitalismo causi 20 milioni di morti l'anno. Okay. Eh, in secondo luogo, ti faccio notare che tutti quanti i tutti quanti parametri eh, di benessere, di ricchezza eh, del mondo, in tutto il mondo, sono saliti in maniera vertiginosa. Nell'ultimo secolo. E nell'ultimo secolo il modello che è stato adottato è proprio quello capitalista. Quindi, prima di tutto, bisognerebbe capire cosa intendi per 20 milioni di morti all'anno, eh, perché non, non capisco proprio cosa, cosa tu voglia dire. Eh, in secondo luogo, eh, vai a guardarti le statistiche. Cioè, non c'è mai stata un'epoca con minori morti per violenza, guerra, terrorismo, ok? Omicidio, oh, uno. In tutto il mondo, eh, non sto parlando dell'Occidente privilegiato, ma no, parlo di tutto il mondo, non c'è mai stata così poca gente, cioè un, un, così, un numero così ridotto di persone che muoiono di fame. E questo è un dato di fatto, basta leggere Steven Pinker, ma se non vuoi un autore eh, andare, vai a guardarti il eh, Global Health Organization o il World, World, World Study on Homicide, eh, non c'è mai stato un numero così basso di persone che muoiono di fame. Eh, non c'è mai stato un numero così basso di analfabeti nel mondo. Eh, prendimi qualsiasi parametro e tu vedi che c'è un miglioramento in tutto il mondo. Poi, ovviamente, ci sono i limiti, perché ci sono ancora molte zone indigenti, molte zone eh, assolutamente povere, ma, ripeto, esiste il sistema in cui così tu fai felici tutti? Ovviamente non esiste. Ad oggi non c'è nessun sistema che abbia diffuso così tanto e con questa qualità il benessere. Se a te questo non va bene vabbè, ripeto, fai le proposte, ma ma i numeri stanno lì a parlare, cioè questi sono fatti, sono dati, non poi oh, possiamo star qua a parlare come dice il buon Boldrin del sesso degli angeli per quanto vogliamo, ma Emiliano Balliana. Ciao Rick. Ciao Emiliano. Ho letto Illuminismo adesso di Pinker, bellissimo libro. Molto duro nei confronti di Nietzsche. È vero, definito il principe controilluminista. Sì, beh, io credo che lì Pinker sia molto impietoso perché prende, cioè, critica Nietzsche per delle cose che non hanno a che fare con Nietzsche. Eh, sarebbe, non so, come criticare Hegel eh, perché è un principe contro, contro la tecnologia, cioè. Non so, mi sembra che la lettura che Pinker fa di Nietzsche sia così, un po' forzata tutto lì. Mattia Bergamino, Rick vergognati, fai tanto il capitalista e poi cedi tutti i guadagni della rivista ai tuoi collaboratori, anziché sfruttare e tenerti tutto. Non ci sono più i capitalisti di una volta. Ecco, no, qui voglio dire una cosa, perché ho ricevuto un commento di una persona che mi ha detto, a riguardo dell'ultimo video che ho fatto su, sulla rinascita di Filosofo Arso Good, mi ha detto, eh ma sai, ma perché dici sta cosa che non ti tieni neanche un centesimo, eccetera, eccetera. Ma ah, ragazzi, il punto, il punto è molto semplice in realtà, non c'è nulla, nulla di strano, non c'è nulla di moralista in quello che, 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 che ho detto, fondamentalmente quello che ho cercato di dire è eh, io già vengo finanziato dalla community, voglio dire c'è il Patreon, io con il Patreon ho raggiunto un livello di soddisfacimento di, de, delle mie, delle, dei miei fabbisogni, quindi non ho un gran bisogno di trarre ulteriore guadagno da qualche cosa, qualche cosa d'altro. Eh, perciò, visto che il senso di questa rinascita di Philosopher Good è quella di delegare, quindi far lavorare anche loro, soprattutto loro, eh, io credo sia giusto che io non percepisca un guadagno diretto. Fermi lì, c'è qualcosa che non va con la live. Un attimo solo. Vedo che... No, no, no. No, in realtà va tutto bene. Va tutto bene. Cioè, YouTube che mi ha, fatto un, mi ha, mi ha dato un segnale sbagliato. Eh, il corso di scrittura creativa di Accademia Orwell è ancora disponibile? Certamente, scrivimi, scrivimi tranquillamente. Rick finanzia... Eh, Rick c'è dei guadagni perché tanto già lo finanzia Soros e con altri guadagni rischierebbe di far esplodere la banca. Esattamente, esattamente. Prendono talmente tanti soldi da Gheorghe che. <ride> No, no, è una questione proprio di, 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 di equilibrio, secondo me. Non ho mai voluto guadagnare io con la rivista. Cioè, l'anno scorso era gratuita, e, e l'anno scorso, fidatevi che ci ho speso tante ore. L'anno scorso era ingiusto che io non venissi pagato per quella roba, <ride> ma quest'anno quest'anno. No. Eh, domanda: il quanto impertinente di Jurassic Fock? <ride> quanto spendi in libri? Ah eh, beh, questa è una domanda difficile. Questa è una domanda difficile perché perché varia da mese a mese, cioè vado da un minimo di 40-50 euro. Ci sono mesi in cui ho speso anche 200 euro per i libri. Quindi dipende. Giuseppe De King insiste, ti consiglio di leggere il libro nero del capitalismo, lì capirai tutte le brutture di questo sistema. Ma certo che l'ho letto, ma ci mancherebbe che, non, che io non l'avessi letto. E... Bisogna smetterla di usare parole come capitalismo, neoliberismo, per, per dare la colpa delle brutture del mondo a, a cose che in realtà non esistono. Cioè quel libro... Porta delle, de, dei ragionamenti utili che dimostrano cosa, che il capitalismo non è un sistema perfetto, grazie al cazzo, eh, e però poi fa delle letture completamente fuorvianti di alcune cose, cioè nel senso, eh, si dice tanto il capitalismo affama i popoli, ma non ci sono mai state così poche persone affamate al mondo. È eh, una cosa che fa un po' ridere, mi, mi perdonerai, ma io di fronte a certe cose, una sana risata devo farmela per forza. Denaro sterco del demonio. Lo hai letto? No, non l'ho letto. Hai opinioni in merito? Grazie, sei sempre un grande. No, il denaro non solo non è sterco del demonio, ma il denaro è una, un elemento fondamentale della nostra civiltà. Certo, bisogna conoscerlo. Eh, io dico sempre una cosa, di solito chi demonizza il denaro è chi, appena ne prende un po', diventa completamente rincoglionito. Il denaro va conosciuto perché il denaro è la rappresentazione di ciò che tu hai fatto nella tua vita. Poi, ecco, eh, con mille distinguo, ovviamente ci sono tutti quei sistemi di eredità in cui uno diventa straricco senza aver mai fatto niente, va bene, nella normalità dei casi il denaro è rappresentazione di ciò che tu hai scambiato con la società che ti circonda. Quindi il denaro deve essere per me un motivo di orgoglio, io sono orgoglioso del mio guadagno perché il mio guadagno deriva dal mio lavoro. Dai miei talenti, dal mio tempo, dalla mia fatica, e anche dai piccoli colpi, colpi di fortuna che ho avuto, che sono inevitabili e sono necessari per avere un po' di serenità nella vita. Eh, se invece uno demonizza a priori il denaro, in parte è perché, facendo un po' di psicologismo spicciolo, lasciatemelo, concedetemelo, in parte è perché eh, lo desidera fortissimamente, ma non riesce ad averlo. In secondo luogo, se quella persona avesse un po' di denaro, comincerebbe a usarlo per le peggio cose. E credo che di esempi in questo senso ne abbiamo montagne. Allora, Henry Lowe mi chiede se sono più a favore di Rawls o di Nozick. No, io sono, sono molto, molto. Eh dalla parte di Nozick, io sono un estimatore dell'opera di Nozick, anche se questa cosa io vorrei dirla, il povero Nozick è diventato molto famoso per le sue tesi di filosofia politica, che in realtà non sono neanche la sua specializzazione, perché lui è un epistemologo, filosofo della scienza, e lui l'ha sempre detto, mi, sa mi sarebbe piaciuto essere ricordato per altre opere, ehm, però a livello politico io sono dalla parte di Nozick, pur apprezzando Rawls. Ma io sono da quell'altra parte. Gualtidella mi chiede, ciao Rick, sei un grande, grazie. Avresti qualche libro da consigliare per sviluppare un proprio pensiero critico? Ostica. Il pensiero critico, cioè non c'è un libro che ti indica come sviluppare il pensiero critico. Il pensiero critico lo sviluppi con un lungo percorso che mette insieme letture ed esperienza. Eh, cioè non, è, non, non ci sarà mai nessun libro che ti dice, A ah, questo è il modo per pensare criticamente. Certo, alcuni vorrebbero dirti, poi alcuni che ti dicono come si pensa altrimenti o roba del genere, puttanate. Il pensiero critico non, non ti viene insegnato da nessuno, cioè non c'è qualcuno che ti dice così pensi criticamente. Il pensiero critico lo sviluppi piano piano facendo esperienze e nelle esperienze cercando di applicare Ritrovando i concetti ciò che hai letto in alcuni libri. E voglio dire, tutta la storia della filosofia è tentativo di darti strumenti affinché tu sviluppi un senso e un pensiero critico. Quindi. Il giullare di corte mi chiede, ma è il capitalismo? Sta diventando una live sul capitalismo. È il capitalismo come ideologia a portare questi lati negativi o è l'uomo che lo applica in modo spietato? Allora, mettiamola così. Io credo che il capitalismo, che poi ripeto, in realtà bisognerebbe parlare più di economia di libero mercato, ok? Perché capitalismo. Vabbè, non stiamo qua a disquisire sui termini perché altrimenti entriamo in un tunnel che ci porta via due ore e solo quello. Eh, questa struttura, da un lato ideologica e dall'altro economica, che chiamiamo capitalismo di libero mercato, è il sistema che dà maggiore libertà di azione alle persone. Il che significa che da un lato, essendo un sistema che deregolamenta i comportamenti, quindi inserisce meno impedimenti alla mia possibilità di agire nel mondo, eh, e quindi dà più libertà alla gente, permette a molte più persone di fare puttanate, ok? Però al tempo stesso è il sistema che, se applicato correttamente, o se, 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 se lasciato veramente libero di agire, fa cadere le responsabilità su, su quelle persone che hanno causato i danni. Eh, poi magari un giorno amplierò questo, non più in un video, io non, parlerò, non farò più video sul capitalismo, ma sicuramente in Daily Cogito potrei parlarne di nuovo. Eh, perciò non c'entra nulla la spietatezza, è semplicemente che nel capitalismo... Eh, si vedono gli individui per quelli che sono, cioè si vede quello che uno può fare, quello che uno non può fare, quello che uno desidera, quello che uno non desidera, eccetera, eccetera. Eh, da questo punto di vista lo ritengo ancora, proprio per questo, il sistema meno indesiderabile che si sia sviluppato nella storia umana fino ad oggi. Ecco, il sistema meno indesiderabile, questo è, questo è quello che è giusto dire, secondo me, del capitalismo. Mm, avete. Ci sono un paio di utenti che mi dicono che ci sono problemi con eh, la trasmissione, che ogni qualche secondo si blocca. Mi sapete dire se succede ad altri? Perché effettivamente qui c'è OBS che mi sta dando qualche piccolo problemino. Sì, si blocca. Eh, non so come mai. Cioè ci sono dei cali di rate. Allora, fermi un secondo, fermi un secondo che faccio una brevissima pausa e ritorno subito da voi. Ok, eccomi ritornato. Ho messo a posto un po' il bitrate. Eh, vediamo. Vediamo se mi dà ancora problemi. Eh, boh. Allora, Luca Conato mi dice, mi dice, non sono molto d'accordo con il tuo video su Boldrin, eh, con Boldrini sulla tecnologia. Capisco l'importanza, ma senza strumenti la gente si rincoglionisce e vive la, tua, la vita in modo virtuale. Ho l'esempio di mia moglie. Speriamo che tua moglie non stia leggendo questa chat. Eh, allora, nel video io non ho detto che la tecnologia non porta problemi e non l'ha detto neanche Boldrin. È evidente che la tecnologia porta problemi, soprattutto perché, essendo un cambiamento molto forte, la gente non si abitua... E quindi magari finisce per fare delle puttanate. E capita spessissimo. Però, due cose. Uno, il punto è proprio quello di fare informazione. Cioè nel senso, tu alla tecnologia dovresti affiancare un sano modo di informare bene sui pro e contro, i modi buoni, i modi sbagliati, con cui utilizzare un mezzo tecnologico. È evidente che finché non avremo per esempio un sistema che permetta ai ragazzi di capire a 11 anni come funziona Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, avremo sempre delle persone che usano di merda questi strumenti, ok? Che non si informano attraverso internet, eccetera, eccetera. Io mi ricorderò sempre di questo, io mh, prima di fare quello che sto facendo eh, YouTube, eccetera, eccetera, facevo ripetizioni a studenti delle superiori. E io mi ricordo che mi trovo di fronte a studenti nativi digitali, quindi di 17, 18 anni, che non sapevano fare una ricerca su Google. Pur avendo il computer, pur avendo lo smartphone. Non sapevano. Non c'è informazione a riguardo. Quindi, ecco, prima di tutto c'è questo tipo di problema. Eh, fermi lì che mi sta dando ancora problemi. Mi sta dando ancora problemi. Non riesco a capire perché. Non riesco a capire perché. Boh. Ogni tanto, ogni tanto OBS mi cala di rate, non so. Vabbè, quindi ecco. Io non sto dicendo che um, la tecnologia non porti i problemi. L'importante è come, solo che bisognerebbe ovviare a quei problemi, non proibendo la tecnologia. Cioè, non ha senso proibire. Perché, cioè, pensa oggi, se proibissero l'uso di Facebook perché tutti si, rincoglio si rincoglioniscono, tu perderesti comunque un sacco di cose. Che ci permettono di vivere anche meglio, pensa se impedissero l'uso di YouTube. Io, per esempio, che lo uso bene e tu forse lo usi bene, non potremmo più usarlo. Non ha senso proibire, non ha senso limitare. In realtà, avrebbe senso eh, incentivare l'informazione. È questo il punto fondamentale per me. Allora, vediamo un po'. No, beh, adesso, adesso basta. però. Io, Capitalismo. Capitolo, chiu capitolo chiuso del Capitalismo per questa sera. Potresti consigliare un buon manuale di storia della filosofia? Beh, allora io, per eh, manuali, io consiglio o il Volpi Berti. Che è quello su cui ho studiato io alle superiori, che è un ottimo manuale. Oppure il reale antiseri. Ottimi, ottimi. Ok. Allora, passiamo al secondo libro consigliato per questa sera. Visto che. Giovedì, allora vi do una piccola anteprima, giovedì ci sarà un video insieme a Giacomo di Entropy for Life, anzi ci saranno due video, uno sul mio canale e l'altro sul canale di Giacomo Entropy for Life, in cui abbiamo parlato sul mio canale del, del modo in cui l'evoluzione evolve, video interessantissimo, per i miei mecenati già da domani sarà disponibile su Patreon, sul suo canale invece parliamo della relazione fra scienza e filosofia, fra scienziati e filosofi. E un autore di cui abbiamo parlato in questo, in questo video è lui, il meraviglioso Ernst Meyer. Questo testo è fenomenale, un lungo ragionamento, Genesi e Sviluppo del Pensiero Darwiniano. È uno dei testi che mi fece innamorare della filosofia e della biologia. Meyer è un grande divulgatore, E fantastico, veramente fantastico, i suoi libri sono meravigliosi. Io vi consiglio questo che però è difficile da trovare, per esempio io ho messo il link su Amazon, ma so che adesso su Amazon non si trova. Eventualmente lo potete ordinare in biblioteca, lo trovate sicuramente oppure su IBS, Libraccio lo trovate. Questo è un testo che ricostruisce le intuizioni di Darwin nell'ambito dell'evoluzionismo, quindi come Darwin è arrivato a pensare certe cose. Ed è bellissimo, è bellissimo perché senti la fatica umana che Darwin ha fatto per arrivare a certe idee ed esprimere certe cose. Veramente veramente fantastico. L'altro libro che trovate sotto sempre di Meyer, eh, se questo non lo trovate, è eh, l'Unicità della Biologia, in cui Meyer ragiona su qual è la specificità di questa disciplina, proprio della biologia. Niente, ho oh, continuato a bloccarsi. Ragazzi, io credo che sia YouTube comunque, io ve lo dico perché perché è l'unica spiegazione cioè non, non ha nessun altro senso. Comunque dicevo, l'unicità del, della biologia è il modo con cui Meyer cerca di raccontare quali sono le specificità filosofiche della biologia evoluzionistica, perché la biologia è una disciplina indipendente. Questo è importante perché molto spesso la biologia, soprattutto nella, per il pensiero riduzionista di alcuni scienziati, è considerata la cugina della fisica. Sapete quel pensiero secondo cui noi la vita la possiamo spiegare completamente attraverso le leggi fisiche? In realtà, Meyer cerca di ragionare sul perché eh, la biologia ha una sua specificità. Ed è molto, molto interessante. Uh, quindi consigliatissimo. Consigliatissimo. Io non so proprio perché si stia bloccando così. Cioè, sta roba mi dà il nervoso. Ma con tutti i problemi che c'ha YouTube in questi mesi, eh, perché ripeto OBS, è... anzi, ho ampliato il bitrate. Non riesco a capire. Boh. L'importante è che l'audio si senta. Eh. Speriamo che almeno quello si senta bene. Bruno Quarato mi dice, a volte non condivido certi tuoi atteggiamenti, ma comunque vorrei farti i complimenti e ringraziarti per quello che rappresenti online. Grazie, ma cioè, che atteggiamenti. Boh. Se vuoi essere più specifico, sono qua per ascoltare. Arnaldo Trevisan, si possono leggere due saggi contemporaneamente, senza perdere qualcosa o è meglio leggerne uno alla volta? Eh, beh, questo dipende da te. Io ne leggo sempre vari contemporaneamente. Insieme anche a dei romanzi di solito. Ho letto poco negli ultimi quattro mesi, ma perché? Perché, perché stavo scrivendo il libro, quindi. Ah, peraltro, ma ve lo dico per la prima volta. Il libro uscirà il primo ottobre. Il libro che ho scritto per De Agostini uscirà il primo ottobre. Quindi c'è la data ufficiale, 1 ottobre. E fra qualche tempo saprete anche i dettagli. Ok, no, no, basta. Non rispondo più a domande su Capitalismo, Comunismo. Basta, basta. Siamo passati oltre, ragazzi. Quindi, quindi no, 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 no. Hai mai letto Il gene egoista di Dawkins? Assolutamente sì, io di Dawkins ho letto tante cose, L'orologiaio cieco e tante altre. È un autore che, che stimo molto, pur non condividendo varie sue posizioni. Eh, Il gene egoista è un testo che mi ha influenzato tanto, è stato uno dei testi che mi ha spinto a, a, ad approfondire la filosofia della biologia, inerente anche alla genetica. Il nuovo libro è un saggio, è un saggio particolare, però, però ancora non svelo niente, ancora non svelo niente, è una cosa che, di cui vado molto molto orgoglioso. L'abbagnano è un buon testo di filosofia. Al liceo mi trovavo male. Um, non, lo, come dire, non lo considero fra i migliori manuali che si possano avere. Non è neanche fra i peggiori. È accettabile l'abbagnano. Forse con l'abbagnano dipende molto di più che insegnante hai. Ecco, forse, forse è un testo che a differenza di altri ha bisogno di un bravo insegnante. Conosci Sapolsky? Hai letto nulla di lui? Assolutamente sì, Behave, ho letto l'uomo bestiale, eh, ne ho parlato anche varie volte nei podcast e eh, anche in un paio di video. Sapolsky è meraviglioso. A volte mi sembra che tratti con un certo sussiego chi tenta di confrontarsi con te. Ah. Dovresti farmi un esempio, cioè nel senso non, non capisco, mi sembra... Mi, mi sembra... Una cosa buttata lì, cioè se mi fai degli esempi chiari. Allora, sì. Io dico sempre, ragazzi, io sono sempre molto aperto alle critiche. Però dovete essere chiari. Cioè, mi sembra che tu tratti in un certo modo. Cosa. Qualcosa... Mi fai un esempio. Cioè, quando è che ho rifiutato un confronto? Quando è che. Boh. Se mi fai un esempio chiaro, magari posso dirti sì, sono d'accordo o no, non sono d'accordo. È vero che tu e Dari parteciperete a Temptation Island VIP? Beh, ovviamente sì. <ride> Francis, ciao Rick, ciao Francis. Un mio amico era convinto di conoscere la verità e andava in giro a predicarla. La madre lo ha affidato a dei neuropsichiatri. Cosa ne pensi? Scusa la risata, ma dipende che verità stava dicendo, cioè se la verità era mia madre la Vergine Maria ti dico, forse sì. Come faccio a dire? Dipende che tipo di verità era. Di solito. Di solito si spaccia per verità anche l'allucinazione più profonda. Hai letto Vita di Galileo, di Brecht. Meraviglioso. Beato il paese che non ha bisogno di eroi. Fenomenale testo. L'ho visto anche messo in scena. Davide mi chiede se conosco il podcast PsyNel di Gennaro Romagnoli. Eh, guarda, sì, non solo perché lui mi ha intervistato un paio d'anni fa sul suo podcast, ma anche perché io con Gennaro ho un'amicizia abbastanza stretta e... E apprezzo tantissimo quello che fa, quindi sì, certo, lo conosco molto molto bene. Anzi, dopo gli mando un vocale mandandogli questo pezzettino di live. Ciao Gennaro. Peraltro, lui è un seguace assiduo di Daily Cogito. A proposito di capitalismo, non rispondo più a cose sul capitalismo questa sera. <ride> Conosci Ferdinand Céline? Assolutamente sì. Cosa ne pensi delle sue opere? Allora, penso che Morte a Credito sia ancora uno dei libri più devastanti che io abbia letto in vita mia. Viaggio al termine della notte è un grande testo. Io preferisco Morte a Credito. E lui era completamente pazzo. Ed era per questo che ha scritto delle cose di, di grande valore. Che pensi degli audiolibri? Eh, penso che siano un, un ottimo modo per uh, mantenersi allenati con la lettura, magari per gente che viaggia tanto. Io, boh, io non sento la necessità. No... Non mi sono mai seriamente messo ad ascoltarli, quindi... Non mi ci sono mai veramente avvicinato, però conosco tanta gente che è molto, molto dentro il mondo degli audiolibri. Beltra mi chiede cosa mi consigli di guardare su Amazon Prime Video. Ah beh, un po' di cosette. Stiamo guardando in questo periodo una serie bellissima, di cui parlerò anche in un daily cogito molto presto, che è... Marvelous Mrs. Maisel, la meravigliosa Mrs. Maisel. Ed è fenomenale. È la storia di questa ragazza, di questa donna della Brooklyn degli anni 50-60, eh, che viene lasciata dal marito e si dà alla stand-up comedy. Una donna ebrea degli anni 50-60 della New York, appunto della, della Brooklyn Avenue. E che si dà alla stand-up comedy è, è, è una meraviglia cioè è veramente meravigliosa quella te la consiglio sicuramente dopodiché ti consiglio Patriot che è una delle mie serie preferite in assoluto capolavoro capolavoro totale e poi poi cos'è che ho visto di bello 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 Goliath una bella serie low quindi di avvocati e giudici con il grande Billy Bob Thornton queste tre, ma poi ce ne sono tante. Le produzioni Amazon sono veramente belle. Poi American Gods, meravigliosa anche quella. Il peggior libro che tu abbia mai letto. Osti, ragazzi, questa, questa è tosta. Ne ho letti tanti di brutti. Brutti brutti brutti. Quindi. Pff. In realtà poi io, eh, tenete conto che ho lavorato anche da editor nella mia vita, e un editor legge una montagna di roba brutta che per fortuna poi non diventa, non diventa un titolo da libreria. E, boh, cioè se non riesco a darti una risposta perché ne ho letti veramente tanti brutti. Mi verrebbe da dire il libro di Gabriele Zuppa. Il, uh, lo strano caso del dottor Darwin e di Mr. Marx per la saggistica uh, chi mi segue da qualche anno si ricorderà la faida con Gabriel Zuppa e di narrativa veramente ne ho letti troppo brutti che sono stati o meno pubblicati quindi non saprei da dove cominciare non saprei da dove cominciare Bruno Quarato, che però non ha risposto, non ha specificato quella cosa lì, <ride> che gli chiedevo prima, di specificare quali erano i miei atteggiamenti, vabbè. Eh, mi chiede secondo te quali sono le prospettive che si aprono con le nuove tecnologie a chi opera con le materie umanistiche? Beh, a livello comunicativo sicuramente, cioè nel senso a livello comunicativo le prospettive sono enormi, perché, perché con le nuove tecnologie tu puoi permetterti di produrre nuovi modi di fare didattica. Eh, poi, cioè, boh, è una domanda troppo vasta questa perché c'è il campo dell'intelligenza artificiale, ovviamente eh, chi lavora nell'intelligenza artificiale sta collaborando con filosofi, ma per esempio le tecnologie genetiche come il CRISPR ci sono filosofi dentro che ci lavorano perché, perché ovviamente ci sono questioni etiche, questioni morali, questioni epistemologiche. Per cui prevedere quali sono le prospettive è impossibile. Sapere che sono tantissime quello, quello è una certezza, perché è già così. Esther Incoitari, ciao Esther, penso tu ti chiami Esther, mi chiede cosa nascerà da Liberi oltre alle illusioni. Eh, beh, quello che nascerà... Quello che vorremmo che nascesse è una rete di persone che cercano di portare avanti un serio discorso continuativo sul territorio a riguardo di liberalismo, politiche libertarie, eccetera, eccetera. Eh, di contrasto alla disinformazione, all'idiozia imperante di, di questo governo. Eh, ma non solo di questo governo, ma dell'anticultura dominante in Italia, anticultura che, che sta sta creandosi dei danni enormi. Uh, quindi una rete, un, un, un bacino di utenza e anche di creatori di contenuti che mettano seriamente a disposizione il proprio tempo, faccia, idee e credibilità per costruire qualcosa di bello, una sorta di associazione, questa è l'idea che c'è di fronte a noi. E stiamo cercando di capire le modalità. Ovviamente quello che si chiede a voi è di partecipare. Per adesso attraverso il web condividendo, spingendo, diffondendo, eccetera, eccetera. Riccardo Bertoldo mi chiede cosa consiglio sul genere horror. Allora, sul genere horror io ti consiglio un autore che amo molto, che è Clive Barker. Ehm, che come autore secondo me è molto meglio di Stephen King per esempio ha scritto molto di meno, ha avuto molto meno successo, ma secondo me è lui fenomenale. Eh, Leggiti i libri di Sangue di Clive Barker, che sono racconti, serie di racconti bellissime serie di racconti. Giovanni Izzo ho appena finito di leggere L'avversario di Carrer, libro che mi ha dato tantissima roba su cui riflettere, è un capolavoro, L'avversario di Carrer è un capolavoro, tutto di Carrer è un capolavoro. Io ho letto quasi tutto ed è fenomenale, fenomenale. L'ultimo che ho letto è Propizio è Avere o Verecarsi, che è come tutti i libri di Carrer una serie di episodi, aneddoti in parte autobiografici, ed è una pugnalata. Ok, Bruno Quarato mi ha risposto. La risposta è soffiata nel vento. Ti avevo scritto che in certe risposte a chi vuole discutere con te a volte noto un certo sussiego immotivato. Allora. Ci sono varie cose da dire a riguardo. In primo luogo, eh, io non ho sempre il tempo di dialogare con gli utenti. Cioè, questo. Lo so che per voi utenti è difficile da, da, da mantenere bene chiaro, ma. È impossibile. Eh, io poi sono tagliente nelle risposte, ma perché in parte così è il mio carattere, in parte perché nella stragrande maggioranza dei casi eh, io mi trovo di fronte a degli ominidi che mi scrivono, cioè gente che mi pone delle domande assurde, e io non ho sempre il tempo di star lì di fronte a domande assurde, a volte le ignoro, quando non riesco ad ignorarle magari sono transciante, tagliente, um... però... Ecco, qui io voglio dire una cosa che sono sicuro che la gran parte dei miei colleghi condivide. L'utente con lo youtuber non può cercare il confronto. Cioè, sì, ma poi non può pretendere che, per esempio, io ricevo dei wall of text in obiezione a quello che faccio, a quello che scrivo, che va benissimo. Ma io di fronte a un wall of text non posso essere l'interlocutore privilegiato. L'unica cosa che si può fare è, da un lato, sperare che ci siano altri utenti che intrattengono un dialogo, dall'altro, che se io rispondo, non potrò mai rispondere con un wall of text. Se tu mi scrivi tre pagine di commento, ma quando trovo io il tempo di rispondere? Quindi a volte quel sussiego, io non sono mai sussiegoso, ehm, può essere semplicemente mancanza di tempo o di energie, soprattutto in questi giorni. Ehm, e poi, ripeto, bisogna anche valutare. Io ti dico che un buon 70% delle obiezioni che cercano il confronto con me partono da da, da... da follie. Cioè, io prima ho letto lì il commento di The King che dice, eh, perché il capitalismo fa 20 milioni di morti. Ma io cosa devo rispondere a una cosa del genere? Cioè, e sai quanti mi scrivono quella roba lì? Cosa posso rispondere io se non studio un po' di più? Cioè, dai, su, avanti. E se quello è sussiegoso... Allora sono sussiegoso, secondo me è semplicemente ragionevole. A questo ci tenevo a dirlo perché giustamente Chiara mi chiede quanti libri ho letto nella mia vita. Ma no, ma è assolutamente impossibile, anche lontanamente una, eh, una stima. Non ne ho la più pallida idea, non voglio neanche averla. <ride> Giocherai a Bioshock? Spero proprio di sì. Ancora non ho avuto la possibilità. Mm. A che ora finisce la live? Andremo avanti ancora per un 20 minuti. Gianluca Morena. Rick, sono diffidente nei confronti di Boldrin quando parla di scuola, soprattutto da quando ho letto un articolo che confutava una sua analisi sulla decadenza della scuola italiana. Eh, non conosco l'articolo. Io sono abbastanza concorde con le tesi di Boldrin, ma non tanto per la scuola, che poi quello che vuole dire anche lui è che. Semplicemente la scuola che lui critica è una conseguenza, la conseguenza di una mentalità. Ricordiamoci che la critica di Boldrina al classico non è la critica alla scuola classico anche, ma prima di questo alla mentalità che ci sta dietro, una mentalità conservatrice, una mentalità innamorata di un passato che non esiste più, una mentalità antiscientifica. E io su queste sono molto 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 d'accordo. Dovrei leggere l'articolo ovviamente per dirti di più. Emiliano chiede, ho letto un libro sull'epigenetica, ma a tratti mi pareva avvicinarsi all'amarchismo, è un confine labile? Beh, questo è uno degli argomenti di cui parleremo con Giacomo giovedì. Eh, mi sembra nel video sul mio canale, sì, parliamo proprio eh, dell'epigenetica, come una delle evoluzioni più recenti dell'evoluzionismo, e, e, e ragioneremo sul rapporto fra epigenetica e l'amarchismo. Ah, prima che mi dimentichi... Una cosa importante, cioè, mercoledì prossimo, fra una settimana poco più, qui in live. Vi raccomando, non mancate, serata monografica, è quella che dovevo fare a luglio ma non ho avuto eh, il tempo di preparare in questi giorni. Volevo farla questa sera ma poi nei giorni scorsi fra Milano e tutto quanto non ci sono riuscito a prepararla. Quindi mercoledì prossimo, 3 luglio, John Locke, non perdetela, mi raccomando. Il mio consiglio, ecco vi do un consiglio ragazzi, un consiglio proprio spassionato e forte. Iscrivetevi alla mia newsletter. È gratuito. Ci sono tante cose interessanti, ogni settimana per esempio do consigli di lettura e anche consigli di visione di altri video, ehm, interviste che sono uscite, gli epiloghi, ci sono delle riflessioni non richieste, sempre all'inizio della newsletter. È molto apprezzata dalle più di 3.000 persone che hanno già aderito, quindi sotto in descrizione trovate il link, la mia newsletter. Ci cliccate, mettete nome, cognome e indirizzo mail e ogni sabato vi arriva una bella mail nella vostra casella al bacio. Mua, proprio perfetta. Sempre lì. Sempre lì. E quindi fatelo. Eh, così insomma siete sempre aggiornati sulle cose che ci aspettano. Per esempio lì in quella newsletter ricorderò anche della live su LOC. Francesco La Medica, riprovo. Conosce George Moss? No, non lo conosco. Ah, è sparito l'audio mentre... Ma perché non ho... Si appre... Bellissimo, è sparito l'audio mentre parlavo. Ok, avete visto la live su John Locke. Ok, c'è una live su John Locke eh, mercoledì prossimo, che, che bello. Mi, mi sono dimenticato di aggiungere il... Vedete che sono fuso. Mi sono dimenticato di aggiungere l'audio a quelle, a quelle slide. Vabbè, avete visto comunque mercoledì prossimo, John Locke. Fantastico. Gabriele 014, hai visto la live di Canarsi, ovvero l'adattatore della versione di Evangelion che è uscita qualche giorno fa? Canarsi dice che l'adattamento lo si fa per l'opera e non per il pubblico, cosa ne pensi? Allora, eh, io sì, ovviamente, ecco qui vorrei dire una cosa, um, c'è un'invasione di, quest, di questa storia dell'adattamento di Evangelion, cioè io non ne posso più di vedere post <ride> da ogni dove nella mia timeline di Facebook, una roba veramente assurda. Ora... Questo, secondo me, è, è stato gonfiato e rischia di allontanare una parte del pubblico giovane dalla visione di Evangelion, che è un'opera che, secondo me, va vista e che proprio in questi giorni io mi sto riguardando insieme ad Ari che non l'ha mai vista. Eh, perché punta l'attenzione su una cosa sbagliata, cioè, sinceramente, se io oggi fossi un quindicenne che vede questi strapparsi i capelli per mh, due traduzioni, probabilmente non guarderei neanche Evangelion, non lo so, non mi sembra una buona pubblicità. Detto questo, io non ho seguito bene la vicenda, però su quell'idea lì, eh, non ho neanche visto la live, ok? Quindi non ne so nulla, se Cannar si ha detto che l'adattamento si fa per l'opera, e non per il pubblico, beh, io su questo di principio sono assolutamente d'accordo. Eh, cioè, qualsiasi operazione su un'opera letteraria, cinematografica, tu la fai per l'opera devi tenere conto anche del pubblico di riferimento, ma la fai per l'opera. Poi io non mi intendo di adattamenti, quindi non posso esprimermi sul lavoro effettivo che ha fatto, quello lo lascio ad altri, però sì, quell'idea lì è giustissima. Diciamo che nel peso eh, della bilancia, un 90% secondo me è il peso dell'opera, dell'autore, delle sue intenzioni, e il 10% è il peso del pubblico a mani basse Stemeo mi chiede sono utili i concorsi letterari? certo, assolutamente sì, ovviamente bisogna saperli selezionare, io di solito quando partecipavo a concorsi adesso sono anni che non partecipo ma ho partecipato a tanti concorsi e ne ho vinto anche una buona, una buona un buon quantitativo io facevo un ragionamento puramente monetario, anche perché quando scrivevo volevo guadagnare soldi Ehm, perciò, perciò per me il, eh, uno dei metodi di selezione del concorso è: ok, c'è un premio in denaro? Se c'è un premio in denaro è probabile che quello sia un buon concorso. Se non ci sono premi in denaro ti danno le targhe, la pubblicazione, è altamente probabile che sia un concorso di merda. A meno che non sia un concorso magari di, di un grosso editore, ma di solito quando è così c'è anche il premio in denaro. E è un ottimo la partecipazione al concorso letterario anche per esempio per darsi continuità nella scrittura eh, partecipare a tanti concorsi magari mi permette di scrivere un racconto al mese perché ci sono tanti concorsi a cui posso partecipare magari mi fanno scrivere un racconto al mese che non è male per darsi continuità hai mai letto nulla di Thomas Ligotti certamente ne ho anche fatto un paio di podcast Hai mai letto storie della tua vita di Ted Chung? Ma sì, l'ho citato mille volte nei podcast, nei video. Eh, una delle raccolte di racconti più belle degli ultimi anni. Capolavoro totale. Mamma oh mia, che caldo, ragazzi. Che schifo il caldo, che schifo, che schifo. Hai letto La rivolta di Atlante di Ayn Rand, lo consiglieresti tutta la vita. Tutta la vita. Una trilogia meravigliosa. Ne ho parlato l'anno scorso, proprio nei consigli di lettura di un annetto fa, qualcosa di più. Che ne penso di Bukowski? Eh, Bukowski è stato un mio amore giovanile. Uh, L'ho letto moltissimo durante le superiori, poi, poi non so, mi sono un po' disinnamorato, cioè, sì, lo apprezzo, ma lo considero una lettura giovanile. Quando scopri Henry Miller, capisci che Bukowski in confronto è un prete. Francesco Papa, aspetto il video su Miyazaki, ho fiducia in te Ari, sì sì no, dobbiamo veramente farlo, però ti dico anche che con questo caldo, è altamente improbabile che lo faremo fra giugno e luglio, proveremo a farlo per l'autunno. Che dici Ari? Video su Ari ha fatto così, per l'autunno facciamo il video su Miyazaki, ce la faremo, ce lo segniamo e ce la faremo. Se ti tagli i baffi sentirai meno caldo. Eh, perché non conosci i baffi. I baffi sono un metodo refrigerante straordinario. YouTube ti ha mai demonetizzato un video? Sì. Ma pochissime volte. No... Sono quasi tutti monetizzati i miei video. Non ho mai avuto il problema del bollino giallo. Soltanto, boh, in tutto il canale avrò una dozzina di video con il bollino giallo. Ehm. Uh. Blochhol mi dice, conosci libri di neurologia, magari anche interessanti dal punto di vista filosofico? Beh, oddio, non sono strettamente di neurologia, sono più di neurobiologia, eh, però i testi di Antonio Damasio sono fenomenali. Lui è un neurobiologo molto filosofo. Ti consiglio L'errore di Cartesio, eh, Alla ricerca di Spinoza, come vedi sono tutti testi che si richiamano a nomi di grandi filosofi, eh, sono tutti testi bellissimi. Io adoro Damasio, ne ho parlato anche di lui, ne ho parlato tante tante volte. Quando un video su Ergo Proxy, eh quello guarda, ci sto pensando, ho iniziato un po' a scribacchiare qualche idea eh, dopo l'estate. Dopo l'estate indubbiamente, perché Ergo Proxy è tanta roba, tanta roba. Ah, direi di passare a, agli ultimi due consigli per questa serata, che ne dite, che ne dite? Allora, il testo che vi consiglio ora è un libro che mi sono stupito, ehm... ho scoperto due cose che mi hanno stupito di questo libro. Primo è che pochissimi sono a conoscenza del fatto che è un libro, perché quasi tutti hanno visto il film, che è un bel film, ma il libro è molto meglio, veramente. E mi sono stupito del fatto che non l'ho mai consigliato. Perché è uno dei miei romanzi preferiti. Ed è Big Fish. De. Di... Big Fish. Aspetta, vediamo. Uh, eccolo qua. Big Fish di Daniel Wallace. Ragazzi, il film di Tim Burton è un bel film. Io non ho un particolare amore per Tim Burton. Però è comunque un film fatto bene. Ma il libro è un capolavoro. Cioè, davvero. Mh, questo va letto. Va letto perché. Eh, a furia di raccontare le sue storie, un uomo diventa quelle storie. Continuano a vivere dopo di lui e così egli diventa immortale. Questo è un testo meraviglioso. Cioè, non... Ma non so neanche in che modo spingervi a leggerlo. Potrei parlarvi della trama, dei personaggi, del tono fiabesco eppure così reale. È un capolavoro. Cazzo, leggetelo. Cioè, se volete veramente leggere un libro quest'estate che vi, vi, vi rivolta come un calzino l'immaginazione e l'anima Big Fish di Daniel Wallace. No, non, non, non ci spendo neanche più parole. Perché, perché non, non ci sono parole da spendere. Leggetelo, leggetelo. Quanto amore per Big Fish. No, ma proprio non, non, voglio, non, non voglio neanche spenderci due parole in più. E tu, Rick, punti all'immortalità? Non lo so, l'immortalità è tanto tempo, eh. Cioè, pff, no, 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 nah. troppo tempo, troppo tempo, che noia poi. <ride> è vero che Kalel è tuo figlio, ma come Kalel è mio figlio? <ride> ma chi è che ha detto che Kalel è mio figlio? Vabbè, dopo scriverò a... al buon Adrian e gli chiedo, sai qualcosa che io non so? Perciò anche il video su Watchmen andrà dopo l'estate, indubbiamente. Sì ragazzi, guardate, io con tutto il bene che vi voglio, ma davvero con questo clima io non, non, cioè non riesco a fare video. Cioè li faccio, ok, ne farò, fino a metà luglio si va avanti, quindi per altre tre settimane sicuro. Però non riesco a fare video, video importanti, perché, perché muoio. Cioè già fare i podcast ogni giorno, io vi giuro che il podcast di ieri... Cioè il podcast che è uscito stamattina E quello che esce domani Ho fatto una fatica a registrarli Che non avete idea e... Però si va avanti Però tipo i video su Watchmen Dovete aspettare sicuramente l'autunno Super Nintendo Chalmers Ciao Rick Ciao Super Nintendo Sei stato fortissimo Letna Comics Spero di rivederti presto Sono contento che ti sia piaciuto Mi sono divertito veramente 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 tanto È uscita una nuova raccolta di Ted Chiang Uh davvero Dopo vado subito a informarmi. Il tuo racconto preferito? Beh, il mio racconto preferito è sicuramente Storia della tua vita, quello da cui hanno tratto Arrival, capolavoro. Però, però c'è anche Calliagnosia, eh, il racconto in cui devo anche parlarne di quello prima o poi, perché vorrei fare un video, un podcast lungo su mh, sulla critica ai canoni di, di bellezza. C'è quel racconto lì, Calliagnosia, che è veramente figo. Ti aiuta abbastanza il piccolo condizionatore che hai comprato. Eh, sinceramente speravo meglio. Aggiornamenti su Ipazia. Ipazia, boh, è sparita. Penso sia in terrazzo. Penso sia andata in terrazzo. C'ha caldo anche lei. Solo che sta stronza, c'ha caldo, però comunque ci salta addosso continuamente. Cioè noi dobbiamo battagliare perché questa non si stravacchi su di noi a fare le coccole. È una zoccola maledetta la nostra gatta. Ultimo consiglio. Allora, seguendo il proposito che ho espresso negli scorsi consigli di lettura quando ho consigliato Watchmen, vi consiglio un fumetto. Anzi, è un doppio fumetto. E io devo ringraziare enormemente Gallo, che me li ha regalati questi. È stato il suo regalo di, di compleanno, mi pare, a marzo. Li ho letti eh, con un po' di ritardo il mese scorso, no due mesi fa, e sono i due visione di Tom King. Uno, un po' peggio di un uomo, e due, visione un po' meglio di una bestia. Sono Marvel, abbastanza scorrevoli, cioè po un po poco materiale, non sono lunghissimi. E devo dire che sono molto molto belli questi racconti, eh, soprattutto per i risvolti filosofici, perché in questi testi, in questi fumetti, voi trovate, voi trovate veramente un sacco di tematiche filosofiche, non soltanto la relazione creatore-creatura, che all'interno delle storie di, di visione è sempre molto presente, ma anche, ad esempio, il concetto di diversità, di accettazione. È veramente un, veramente un fumetto molto molto bello questo. Quindi io ve lo consiglio eh, se siete amanti dei fumetti, um, oppure se siete amanti di queste tematiche, quindi per esempio anche la relazione fra artificio e mondo naturale, eccetera, eccetera, questo è un ottimo fumetto. Io mi sono divertito molto nel leggerlo e solleva delle questioni assolutamente attuali. Come sempre riesce a fare il fumetto della Marvel di cui io ho grande grande stima e che non considero assolutamente un, un trastullo diciamo così un puro e semplice divertimento allora siamo quasi arrivati alla fine di questa chiacchierata ragazzi io leggo ancora due o tre commenti e poi poi, poi basta Super Nintendo Chalmers mi chiede "Ho rivisto da poco la tua live su Wittgenstein, vorrei chiederti cosa ne pensi di Flatlandia? Beh, Flatland. È un romanzo meraviglioso, un romanzo meraviglioso. Eh, anche di quello non ho mai parlato, ma potrei, anzi, dovrei parlarne prima o poi. Vediamo se trovo un modo. Un romanzo che adoro." Eh, a proposito di neurobiologi, conosci Stefano Mancuso, chiede Francesco Papa, beh, di nome però, però non ho letto nulla, quindi non, non lo conosco bene. Andrai in vacanza ad agosto, hai programmato qualche video per il periodo estivo? Allora no, beh, come sempre, chi mi segue da anni lo, lo sa, io da metà luglio ai primi di settembre... Sto in pausa, cioè, proprio non ci sono santi. Io non lavoro durante quei mesi perché questo è un lavoro veramente faticoso e bisogna andare in ferie. <ride> Quindi, no, non avrete video e si fermerà anche daily. Cogito, diciamo che potrebbe fermarsi intorno al 20-25 luglio per tutto il mese di agosto e ricomincia a settembre. Andiamo in ferie? Sì, andremo a Berlino e a Malta. Ci faremo qualche giorno a Berlino e qualche giorno a Malta. Eh, quindi Alto e Basso Europa. Cosa ne pensi di Harari? Ehm, l'ho letto, ho letto. Beh, non l'ho letto l'ultimo, perché in realtà in l'ultimo realtà in re libro, Le soluzioni per il XXI secolo, è una ripetizione delle cose che ha scritto nei testi precedenti. Quindi non c'è più interesse. Io ho stima di Arari quando fa lo storico e l'antropologo. Ho meno stima di Arari quando fa il profeta. E per esempio, io eh, ho amato molto e amo molto Sapiens, è un testo che mi piace tantissimo. Homodeus mi piace molto di meno. Eh, pur essendo un testo interessante, però, però secondo me lui ha questa tendenza al profetismo che mi piace proprio poco. Però la sua figura un po' si presta, ecco, mettiamola così. Hai letto i racconti di Julio Cortasar? Ma certo, assolutamente. Raiuel well è un testo che io uso sempre nei miei corsi di scrittura creativa. L'ho usato anche quest'anno, infatti. Meraviglioso Cortasar. Il libro più lungo che tu abbia mai letto, osti. Gli increati di Antonio Moresco? No, è più lungo Il Signore degli Anelli, in realtà. Sai che forse. Forse è Il Signore degli Anelli. Ah, dovrei controllare, io non, non, non mi ricordo queste cose ragazzi, non mi ricordo. Io non ho grande record mentale delle cose che ho letto. Cioè mi ricordo bene le trame, i personaggi, mi ricordo bene. Però poi questi particolari, le pagine, il, il numero di pagine, non, non me le ricordo queste cose. Ho letto tanti libri tanto lunghi, ma così su due piedi non, non mi ricordo. Ok ragazzi, io basta, sono finito. Sono stanchissimo. Quindi non ho più le forze di rispondere alle vostre domande, è troppo caldo e io mi sto sciogliendo e adesso ho bisogno di svaccarmi sul divano e boh, magari gioco un po' alla Play. Quindi se siete di schio, tiene Vicenza domani sera, se ne cane il traffico, non mancate. Settimana prossima è mercoledì live su John Locke. E questo weekend non dimenticatevi che sarò ad Aquiterme venerdì e a Torino sabato. Non dimenticatevelo. Sotto in descrizione trovate il link con tutti gli eventi, sia di queste settimane che del resto dell'estate. Ci sono tanti eventi che ci aspettano. Vedete di esserci. Io vi ringrazio tanto per la compagnia, per i commenti. Eh, spero che le problematiche tecniche non siano state così, così fastidiose, non penso. E ovviamente in descrizione trovate anche i link dei consigli di lettura che vi ho dato. Quindi, grazie mille per l'ascolto. Voi condividete, commentate. E noi ci risentiamo domani mattina con Daily Cogito. Ovviamente su Daily Cogito, che lo seguiate su Spotify, iTunes, Spreaker o YouTube. Ci sentiamo là. Buona serata, buonanotte. E non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensa. Se apprezzi i miei contenuti, video, podcast, articoli, riviste e vuoi aiutarmi a mantenerli per sempre liberi e gratuiti per tutti, questo è il link al mio programma Patreon, in cui con 2 o 100 euro al mese puoi aiutarmi a sostenere economicamente il progetto. 150 persone l'hanno già fatto e non se ne sono pentite. Tutti i link li trovi in descrizione.